Vincenzo Guerini, responsabile dei rapporti tra la società e la prima squadra. Oggi parliamo di una sconfitta, purtroppo quella di ieri a Udine, che si può sottolineare forse come un piccolo blackout. Gli umori certamente sono diversi rispetto a lunedì scorso, è stato un buon debutto contro il Bologna, ora invece c'è amarezza per una sconfitta che sicuramente ci può anche stare. Siamo all'inizio della stagione, ancora la squadra non ha trovato la condizione ideale, abbiamo trovato una squadra che era già in condizioni perfette avendo disputato la Champions League contro l'Arsenal, dunque la preparazione era anche in funzione proprio di essere in condizioni di forma, mentre noi ancora certamente ci manca qualche cosa. C'è stato un blackout e troppi giocatori ieri probabilmente non hanno reso come è nelle loro possibilità, dunque non eravamo certamente perfetti prima, non siamo neanche disastrosi adesso, ci vuole secondo me molto equilibrio, con calma troveremo sicuramente anche noi la quadratura del cerchio, non ho dubbi sotto questo aspetto. C'è chi ha attribuito la responsabilità o buona parte della responsabilità della sconfitta di ieri a Riccardo Montolivo, cosa dici? Personalmente ritengo sia molto ingeneroso questo, perché certamente lui non ha reso come ci si aspetta da lui, però come non hanno reso altri giocatori estremamente importanti, dunque senza offesa per gli altri, però credo che in generale la squadra non abbia reso, ci mancherebbe, troppo facile scaricare le colpe su un giocatore. La faccenda di Montolivo secondo me va chiarita una volta per tutti, io credo che la società abbia proposto a Montolivo in tempi non sospetti quello che pensava su di lui, cioè era al centro del progetto della Fiorentina, parlo quello che so io, almeno parlo di un anno e mezzo fa, almeno due anni, gli era stato proposto proprio di diventare, intorno a lui, costruire il futuro di questa squadra. E dunque la società ha atteso le risposte nel giro di due anni, sia sul piano economico sia sul piano della durata, la società ha fatto certamente quello che doveva fare. Lui in assoluta libertà, in assoluta democrazia e libertà, ha valutato questo e ha ritenuto di non accettare le condizioni della società. Questo dovremmo abituarci al calcio di oggi. Il calcio di oggi, purtroppo, giusto o sbagliato, io non lo so, ma è questo. Dunque lui non ha accettato le condizioni e preferisce scegliere un'altra strada. Però è ancora un tesserato della Fiorentina, pagato dalla Fiorentina, e lui giustamente si sente di dover essere utile ancora alla causa. E adesso la situazione è questa, lui non farà parte del progetto futuro, però è un giocatore nostro e l'allenatore Mihajlovic, se riterrà opportuno lo farà giocare, se lo riterrà non opportuno non lo farà giocare. Dunque la situazione è assolutamente chiara. Ci tengo a dire una cosa però, che la società è pronta già da adesso al futuro senza Montolivo, nel senso che già lo sa, già si sta preparando, già è strutturata per poter fare a meno delle prestazioni di un grande giocatore come noi riteniamo tutti sia Montolivo. Dunque questa è l'assoluta realtà e verità, e invito tutti adesso a pensare al Parma, che i tifosi della Fiorentina, pur nell'amarezza, hanno vissuto anche in passato grandi distacchi da grandi giocatori, però hanno sempre saputo dimostrare che prima di tutto viene la Fiorentina, viene la squadra. Dunque io invito tutti a pensare al Parma per adesso mercoledì, che è una gara molto importante, però non facciamola diventare una partita decisiva, non lo è assolutamente, è una tappa di avvicinamento alla condizione migliore, ma pensiamo tutti al Parma e non fossilizziamo l'attenzione solamente su un giocatore. Questo è il mio modesto invito che faccio ai tifosi nostri, che hanno sempre dimostrato di avere la Fiorentina nel cuore e non un giocatore. A proposito di Parma, praticamente sicuro che non ci sarà Alberto Gilardino, un'altra tegola, diciamo, nella brutta giornata di ieri che è piovuta sul capo della squadra. Questa è una brutta notizia, perché l'assenza di Gilardino è sicuramente pesante in questa squadra, sarebbe per qualsiasi squadra, stiamo parlando del centravanti comunque della nazionale, però da quello che sono le ultime notizie, fortunatamente lo perderemo per qualche partita, ma sicuramente l'infortunio è meno grave di quello che ci è apparso al momento ci è apparso anche vedendo le immagini televisive, dunque almeno quello, però certamente è un'assenza pesante, così come l'assenza di Lazzari ha avuto il suo peso ieri, considerando come aveva impattato questo giocatore già contro il Bologna. Dunque
qualche problemino abbiamo, ma prima dicevamo che la rosa era completa, era coperta in tutti i ruoli, adesso non dobbiamo lamentarci perché manca qualcuno, siamo coperti in tutti i ruoli, è l'occasione giusta per certi giocatori di dimostrare di meritare il posto addirittura da titolare, dunque dispiacere perché manca un giocatore come Girardino, ma però abbiamo comunque la situazione sotto controllo e i giocatori all'altezza della situazione. Andiamo ad affrontare il Parma, una squadra, per me le partite sono tutte delle medesime difficoltà, è vero che i valori cambiano, però troviamo una squadra sicuramente galvanizzata da un successo al 90° minuto, come è successo ieri, quando vince al 90° minuto prendi morale, una squadra che ha sicuramente meno pressioni di noi, quando, però è bene giocare subito, è bene giocare immediatamente, almeno la mia esperienza dice questa, perché c'è molta carica, molta adrenalina e molta voglia di rivincita dentro lo spogliatoio. Io dico che la partita, soprattutto in casa, noi deve fare la Fiorentina, cioè dobbiamo avere la forza e la personalità di imporsi sotto il profilo della conduzione della gara. Poi vincere o perdere, questo non lo so. Troveremo, come ho detto prima, troveremo che noi saremo arrabbiati per la sconfitta e il Parma sarà galvanizzato per una vittoria all'ultimo minuto che è certamente molto importante sotto il profilo del morale. E ribadisco, c'è una situazione diversa, mentre il Parma l'obiettivo è quello di fare un campionato tranquillo, il nostro obiettivo è diverso, certamente ci sono pressioni diverse. Ecco, le difficoltà sono di ordine psicologico. Allarghiamo un po' l'obiettivo a quello che è stato un po' la giornata di ieri, la seconda, anche se all'anagrafe è la terza. E come sta andando questo campionato? Vedi, dicevo prima, l'Udinese è già in forma campionato, lo dimostra lo stesso Napoli, che ha dovuto probabilmente svolgere un tipo di lavoro in funzione anche dell'inizio della Champions League, già pronti via, e chiaramente devi farti trovare pronto, perché non è che puoi snobbare la Champions. Certo, non è ancora assolutamente niente di definitivo, perché con l'avvento dei 3 punti, 5 punti di distacco sono minima cosa per grandi squadre così, però indubbiamente balza all'occhio il Napoli, che ormai, nonostante l'allenatore lo voglia tenere fuori dai pronostici, è candidata allo scudetto, come è candidato il solito Milan, come è candidato l'Inter e come sta ritornando la Juventus, considerando, leggendo anche l'intervista, vedendo che l'anno scorso ha sofferto molto contro le piccole e quest'anno mi pare invece sia partito con la mentalità giusta. Dunque, il Napoli è assolutamente candidato. In più ci sono le piacevoli sorprese delle provinciali, che comunque hanno sorpreso all'inizio, perché spesso succede che le provinciali galvanizzate magari dalla mancanza di forma di qualche grande riescono a fare qualche punto in più. Però insomma è un campionato, come ho detto la settimana scorsa, forse più equilibrato rispetto al passato. Si chiuderà la campagna abbonamenti domani alla vigilia della sfida di Parma. È difficile chiedere un atto d'amore dopo una sconfitta come quella di ieri a Udine, ma io lo dico così, proprio non da dipendente della società, ma da tifoso. Veramente invitare tutti a dare fiducia a questa squadra, già partendo dalla partita contro il Parma. Io ho estremamente fiducia, la fede è assoluta e io credo che lo meriteremo, non vi faremo pentire di questo. Dunque l'invito è affollare le tribune domani, possibilmente fare un piccolo sforzo in più per cercare di fare qualche abbonamento in più, perché questa squadra secondo me alla fine darà soddisfazione.